Gossip, Andrea Damante si scaglia contro Giulia, ma il web insorge. Volano parole forti tra Cancelletto Giulia Dell'Ellis e Cancelletto Andrea Damante. A circa una settimana dall'annuncio ufficiale della loro rottura, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno utilizzato i social network per sfogarsi. Se la romana si è scagliata contro chi le ricorda continuamente le presunte scappatelle dell'ex tronista, lui se l'è presa proprio con l'ex fidanzata e la sua presunta voglia di apparire a tutti i costi. Tuttavia, l'intervento del giovane su Instagram non è piaciuto agli utenti del web, che l'hanno interpretato come un attacco immotivato a colei che gli è stata accanto in questi due anni. Giulia Dell'Ellis emoziona sui social: "Non basta quello che mi ha fatto?" A qualche giorno dall'annuncio della fine della storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia Dell'Ellis, non accennano a placarsi le polemiche. L'ex tronista, in particolare, è stato preso di mira da gran parte del web per i presunti tradimenti perpetrati nei confronti dell'ormai ex fidanzata. In queste giornate emotivamente molto difficili, in cui si è fatta supportare dalla mamma e dalla sorella, la romana ha assistito in silenzio alle tantissime segnalazioni che sono arrivate sul presunto comportamento infedele dell'ex compagno. Poche ore fa, stanca dei commenti che sono stati scritti sulla sua vita privata, la giovane si è sfogata su Instagram. Sul suo seguitissimo profilo, l'ex corteggiatrice ha dichiarato: "Parlate tutti senza sapere. Come se non leggessi, come se non esistessi. Sono un essere umano, voi ce l'avete una coscienza? Il fatto che io sia un personaggio pubblico non vi autorizza a farmi questo. Lasciatemi respirare. Il breve, ma emozionante messaggio pubblicato da Giulia sui social network, termina con una frase che sembra confermare i numerosi Cancelletto gossip che si sono susseguiti di recente su Andrea e sulle presunte mancanze di rispetto di cui si sarebbe macchiato nei confronti della sua ex dolce metà. Non basta quello che mi ha fatto una persona che credevo mi amasse? È stata la domanda che la Dell'Ellis ha posto direttamente ai numerosi fan che la seguono e la sostengono sin dai suoi esordi in TV a Uomini e Donne. Andrea Damante spiazza: "Per amore ho subito le esuberanze di chi condivide tutto su social". A poche ore dalle parole con le quali Giulia Dell'Ellis sembra aver indirettamente confermato i presunti tradimenti subiti dall'ormai ex fidanzato. Quest'ultimo ha deciso di esporsi sui social network con dichiarazioni altrettanto forti e scioccanti. In calce ad una foto di due mongolfiere, Andrea ha scritto: "Solo chi condivide un certo rapporto di intimità è capace di interpretare atti e situazioni che altrimenti potrebbero essere travisati, è questo il significato concreto del proverbio "i panni sporchi si lavano in famiglia". Dopo aver puntualizzato quanto trovi assurdo che le segnalazioni sui suoi presunti comportamenti discutibili in discoteca stiano arrivando tutte adesso, Damante ha aggiunto che non ha alcuna intenzione di spiegare i motivi che hanno portato alla fine della relazione con la Dell'Ellis, perché la vita è sua e non vuole darla in pasto al pubblico. Ed è proprio a questo punto del suo lungo sfogo postato sul web, che l'ex tronista si è inaspettatamente scagliato contro la romana, dicendo: "Purtroppo, per amore,
spesso ho subito le esuberanze di chi è abituato a condividere senza filtri fatti e sentimenti. Per amore ho lasciato fare, ma da oggi non sono più disposto. Parole decisamente forti quelle che il veronese avrebbe rivolto all'ex compagna senza mai chiamarla in causa direttamente. Dichiarazioni che risuonano come un'accusa nei confronti della ragazza che, secondo lui, avrebbe spinto affinché condividessero molti momenti della loro vita insieme con le persone che li seguono. Dopo aver precisato che adirà le vie legali contro chiunque lo calunni, Damante ha voluto fare la sua ultima dichiarazione pubblica, dicendo: godetevi la vostra vita, che io la mia me la sto già godendo così, senza dare troppo spettacolo. Come risponderà Giulia a queste frecciatine?